una ragione perché si fa quello che si fa è ottenere dei cambiamenti, dei risultati. Sembrerebbe pacifico, come pacifico il discorso delle storie, in realtà non è così. Gran parte delle organizzazioni non sono consapevoli dei risultati che generano. Fanno semplicemente delle cose perché si fanno, è giusto farle. Ma se tu cerchi di capire esattamente cosa è successo grazie al loro lavoro, non sono in grado di darti la risposta. È evidente che invece sapere questo è fondamentale. Ma questo è un altro esempio di come il confronto col dono obbliga ad affrontare elementi fondanti, perché un donatore, una delle cose che ti chiederà, cosa serve quello che fai? E se uno dice, boh, non è il massimo per ottenere una donazione. E quindi cercare di capire cosa significa l'impatto che si genera e essere in grado in qualche modo di condividerlo con altri è un elemento fondamentale che invece non necessariamente fa parte, ma anche proprio per la persona stessa, perché ci lavora. Un conto è lavorare semplicemente perché sto facendo le procedure e un conto è lavorare perché so che lo sto creando. C'è una bella differenza. Ora, tutte queste robe qui hanno sempre come obiettivo quello di rafforzare l'organizzazione e confrontarsi con un donatore esterno mi obbliga a rafforzare anche l'organizzazione. Quello che mi chiede il donatore esterno tendenzialmente quasi sempre delle cose che sono utili per me. Quindi non le faccio per far piacere al donatore, le faccio perché sono fondamentali perché posso lavorare nel miglior modo possibile. E quindi uno dei temi adesso, le 4 conferenze che abbiamo sono proprio incentrate su quelle che possono essere le esigenze e le motivazioni dei donatori. Come rispondere ad alcune esigenze fondamentali, loro esigenze fondamentali. Iniziamo con Massimo che affronterà il tema dell'impatto, per cui vi lascio subito il potere. Buonasera a tutte e a tutti, con molti ci siamo già destinando, per cui con gli effetti avete già gli streaming sentirete. Allora, il tema che ha affrontato, che mi ha affidato Bernardino, è un tema complicato perché tutto ciò che riguarda la valutazione dei impiegati all'impatto spesso nel mondo, insomma, dell'impiego sociale viene visto come qualcosa che genera o ansia o frustrazione, qualcosa che prende spesso le distanze. Capita spesso di fare valutazioni di progetti che sono sviluppati nel terzo settore e ci rendiamo conto che il primo passaggio è quello di acquisire tra noi e gli altri quel minimo di rapporto di fiducia che consente di lavorare, perché il primo movimento è quello di provare a difendersi dall'arrivo della valutazione. Valutazione che viene spesso vista come restrittiva, facciamo perché ci viene imposta, perché abbiamo ottenuto un finanziamento per andare conto, perché abbiamo partecipato a un bando e quindi all'Unione Europea o al Ministero dell'Interno dobbiamo rendere conto di quello che succede. Valutazione che viene spesso vissuta come qualcosa di estremamente formale, un sentimento burocratico di assolvere con il minore spreco di tempo possibile. Valutazione che spesso viene vissuta come qualcosa che non coglie il senso dell'agire sociale, no? Ci costringete a parlare di cose che non sono importanti. A costruire fiducia intorno al processo valutativo e portare l'organizzazione invece a ragionare su qual è l'effettivo valore del fare valutazione significa spesso partire da una premessa, cioè ragionare insieme con l'organizzazione sul perché occorre dotarsi di dispositivi che in qualche modo diano conto pubblicamente dei risultati dell'allocazione sociale. Allora, con voi vorrei partire da questo primo movimento. Ne farei un secondo che è quello legato in qualche modo alla struttura tecnica.
quali sono i piani valutativi, in che modo possiamo pensare che loro siano coerenti, che tipo di informazioni ci consentono di avere. Terzo movimento sarà quello legato invece a di che cosa è fatto il processo di valutazione, quindi quali sono gli elementi a cui dobbiamo prestare attenzione nel momento in cui lo costruiamo, e contemporaneamente, prima caro al Bernardino, cioè quali sono gli errori da evitare. No? I processi possono essere virtuosi, spesso si riesce a ricostruire un processo virtuoso perché si commettono errori, gli errori sono fondamentali, proviamo a capire quali sono quelli che possiamo in qualche modo anticipare. Quarto, ultimo movimento, proviamo a ragionare su in che modo la valutazione può lavorare sul tema del dono, il contesto quello del vostro master per i profili del dono, allora proviamo a capire che cosa il dono ci dice in ottica valutativa. Partiamo dal primo movimento. Perché dotarsi di dispositivi che diano conto dei risultati della nostra azione sociale? Parto da una considerazione che, se volete, una considerazione più di carattere etico che non di carattere strumentale. A me pare che chi si occupa di azione sociale si stia occupando di beni collettivi, si occupa del costruire società, perché solo per questo fatto, solo perché si occupa del contesto dentro cui vive, la sua azione non può che essere un'azione pubblica. Una delle caratteristiche dell'azione pubblica è che deve essere trasparente nelle sue premesse e nei suoi risultati. Mi sarebbe proprio una questione etica. Occupandoci di beni collettivi, dobbiamo dare conto di quello che riusciamo a produrre rispetto a questi beni collettivi. L'azione sociale si occupa di salute, si occupa di condizioni anziane, di condizioni di minori, si occupa di istruzione. L'azione sociale si occupa spesso e volentieri di diritto. Allora, in un'ottica centrata sul diritto, per dare conto di quanto la nostra azione sociale ci lontana dalla realizzazione di un diritto è, da questo punto di vista, eticamente collocato. Tenete presente che non sapremo che cosa succederà quando l'anno della riforma del terzo settore, però la stessa riforma trasforma un principio etico, quello della trasparenza, in un obbligo. Okay, perché inserisce elementi di vigilanza e controllo con cui occorre fare i conti, quindi in qualche modo vediamo la trasformazione di principi di carattere etico anche in un dettato di carattere legislativo, capiremo poi che cosa questo elemento significa. Secondo un ragionamento su cui che mi spinge a dire che è importante dotarsi di dispositivi di questo tipo è legato a questo passaggio. Vedete, noi abbiamo bisogno che la nostra azione sociale ci dica qualcosa del mondo in cui possiamo inserire. Cioè, abbiamo la necessità che dal nostro agire nascano degli apprendimenti, nascano delle lezioni. E questo è quello che caratterizza quello che nella letteratura dell'organizzazione si definisce come un'organizzazione riflessiva. Un'organizzazione riflessiva non tanto perché agisce, quanto perché si costruisce gli spazi, dei tempi, dei modi per poter riflettere sull'azione operata e andare a vedere quanto questa azione può insegnarci del nostro modo di agire, senz'altro, ma del contesto in cui stiamo inserendo, ci stiamo inserendo, le sue dinamiche, delle caratteristiche delle persone con cui stiamo lavorando. Allora, condividere gli apprendimenti è un modo per trasformare l'ambiente dentro cui siamo in un ecosistema di carattere riflessivo. Perché uso il termine ecosistema? Perché necessariamente è un ambiente fatto di differenze e di varietà. Che cosa caratterizza l'ecosistema del laboratorio scientifico? Il fatto che un ecosistema non ha un principio di omogeneità. La Terra è un ecosistema perché ci sono n.000 varietà di specie, di animali, insetti, pesci, piante, ok? Allora, questa varietà del contesto sociale è una cosa che non possiamo pensare di ridurre, ma possiamo aiutare a trasformare l'ecosistema del che siamo inseriti in una, appunto, in un ecosistema che è capace di riflettere su di sé, sulla propria evoluzione, sui propri e sui propri cambiamenti. Allora, il fatto di esplicitare i risultati della nostra azione sociale, condividerli con gli altri, è un modo per condividere gli apprendimenti, okay? È un modo per contribuire a far sì che il contesto sociale dentro cui siamo inseriti riconosca chi ha significato alle dinamiche che lo attraversano. Terzo elemento per cui mi pare che ci sia una centrale importanza nel fare questa cosa.
vede per tutta la nostra azione sociale, proprio perché è un'azione pubblica, in un modo o nell'altro contribuisce a definire le politiche pubbliche che si rivolgono a cui che sia il tema della disabilità, il tema del mutamento o qualsiasi altra questione. Possiamo farlo agendo come gruppi di interesse, come gruppi di pressione, e questa è una cosa tradizionale, assolutamente legittima. Pensate a quanta importanza ha avuto la funzione di advocacy di alcune organizzazioni di rappresentanza lì, perché ci fossero leggi avanzate su alcuni temi. Quindi il fatto che ci siano gruppi che hanno un interesse specifico e che a partire dal proprio interesse spingano perché ci siano politiche e misure che siano coerenti è qualcosa che conosciamo nella nostra società. La nostra è una società che si è basata in Italia in modo particolare, che si è caratterizzata per la costruzione di corpi intermedi, rappresentanza di interessi più o meno generali, in alcuni casi molto particolari, pensate solamente all'associazionismo familiare, alla storia dell'associazionismo familiare in Italia, quindi le associazioni dei familiari di portatori di handicap piuttosto che le associazioni dei familiari delle persone con diverso orientamento sessuale, piuttosto altri esempi che potete fare. L'altra strada per poter sollecitare lo sviluppo di politiche che in qualche modo provano ad affrontare una tema, un tema che ha alcuni bisogni di alcune popolazioni, è quelle che nella letteratura anglosassone viene definito l'approccio evidence-based, cioè provo a dimostrare quali sono quelle misure che producono degli effetti rispetto a una tematica che mi consentono di dire: guarda, se investiamo su questo tipo di politiche riusciamo a ottenere degli effetti migliori. Di che cosa è fatta, per esempio, una politica basata sull'evidenza? Vi faccio un esempio. Il movimento legato alle politiche per l'assistenza di moda denomina housing first. Gran parte delle politiche legate all'assistenza di moda erano politiche che tendevano a, in qualche modo, affrontare prima tematiche legate al decadimento personale della vita in strada. Pensate al fenomeno delle dipendenze, in alcuni casi alle doppie diagnosi, oppure alla mancanza di competenze lavorative per un corretto inserimento lavorativo, vivendo invece la questione dell'abitazione e del luogo dove si abita l'esito del processo di integrazione sociale. Parto da un intervento di carattere di strada, l'outreach tipico, per cui incontro senza dimora lì dove questi vivono, mi porto all'interno di strutture più o meno temporanee di accoglienza, fare un passaggio in strutture più o meno protette, ma anche questo è con un sapore di carattere temporaneo, fino all'interno di un processo lungo a un traguardo che è quello dell'housing, cioè di una sistemazione alloggiativa che ha una qualche forma di stabilità e legata a una qualche forma di percorso di integrazione. L'attivazione invece di progetti housing first, cioè ancora prima di fare qualsiasi cosa, metto la persona dentro un contesto alternativo, lo tolgo dalla strada per offrire una casa che abbia sapore di casa, che possa essere adobbato, arredato, personalizzato, che abbia una temporalità medio-lunga rispetto alla possibilità di immaginarsi, per la stabilità è dimostrato che produce maggiore capacità di integrazione dell'approccio opposto. Allora, un movimento come quello dell'Housing First è una serie di sollecitazioni rispetto alla Commissione Europea, sulla bella finanziaria, un progetto di questo tipo, nasce dal fatto che progetti hanno potuto dimostrare che il livello di integrazione prodotto su persone senza dimora, anche a parità di condizioni di fragilità o di vulnerabilità personale, è maggiore se si dà prima risposta al bisogno abitativo. Se ci pensate, appunto, rispetto alla scala tradizionale dei bisogni che si utilizzano nei progetti di intervento sociale, non sarebbe stato questo il punto di partenza, eppure è quello più efficace. Quarto motivo, quindi diciamo il terzo motivo sostanzialmente è questo, è quello di essere sicuri di dare vita a politiche pubbliche che più facilmente producono risultati che sono quelli attesi. Il tema del produrre politiche pubbliche più efficaci è un tema che in questo momento è un tema molto al centro di alcune riflessioni del nostro mondo, perché ovviamente la contrazione della spesa pubblica fa sì che ci si debba orientare rispetto a quali elementi dare, a quali elementi dare priorità. Quarto ragionamento che vi porto su perché è importante dare conto di ciò che si fa è questo:
come attore all'interno della società, anche noi partecipiamo alla costruzione dell'oggetto sociale che abbiamo di fronte a noi. Quindi anche noi contribuiamo alla costruzione delle categorie con cui stiamo lavorando. Uso apposta questo termine categorie, perché gran parte del nostro sistema di welfare è un sistema di welfare che possiamo definire come categoriale. Cioè io posso avere alcuni servizi, posso accedere ad alcune misure perché appartengono a categorie di un certo tipo. Esempi. L'ISE costruisce delle categorie. Posso accedere ad alcune forme di integrazione del reddito se mi trovo a un livello di ISE inferiore di. Costruisce una categoria di persone. Non tutti hanno, possono avere gli stessi servizi, ma se sono di sotto in una certa categoria posso. La certificazione di invalidità costruisce un elemento categoriale. Posso accedere ad alcuni benefici, da benefici economici e non economici, perché appartengo a una certa categoria. Allora, le categorie dal punto di vista sociale non sono neutre, ce ne sono alcune che sono percepite come un elemento di valore a cui prestare attenzione, pensate all'infanzia in generale, ce ne sono altre che invece sono oggetto di una certa stigmatizzazione, pensate a tutte le persone che lavorano in contesti legati alle dipendenze, al gioco d'azzardo, alle marginalità più esposte, al mondo dei Rom, ad alcune parti del mondo del carcere o alcuni reati in particolare, quelli che attirano più facilmente una forma di odio sociale sui reati commessi. Ecco, lavorando con queste persone noi contribuiamo al modo in cui la società ne parla e ne tratta. C'è un vecchio detto di chi si occupa di sociale che il primo modo per trattare una persona è chiamarla. A seconda di come la definiamo, stiamo già costruendo un certo modo di poterla trattare. Dal punto di vista un po' più alto del linguaggio, vuol dire che ogni azione sociale è anche un atto performativo, cioè non si limita a intervenire su una società, su un aspetto della società, lo crea, contribuisce a costruirlo. Allora, il fatto di rendere evidenti le cose che stiamo facendo e rendere evidente il modo in cui queste producono dei risultati è un modo per contribuire alla costruzione di un'immagine sociale di un certo fenomeno. Guarda, ci sono alcune categorie particolarmente cariche di stigma su cui il lavoro popolare è quello che nulla funziona. Le persone che ricadono più volte nel ciclo della dipendenza, esempio classico. Se assumo questo paradigma, accetto il fatto che ci siano una serie di politiche che mettono, come dire, in scacco l'elemento della ricaduta dell'esperienza della dipendenza. Vi faccio un esempio molto tipico: dal governo laburista in poi, in Inghilterra, è iniziata una campagna di politiche pubbliche che piano piano sono diventate anche forme, attraverso cui alcuni grandi donors hanno iniziato a finanziare i progetti che pretendevano il fatto di lavorare su un livello di assunzione zero di qualsiasi sostanza. Può stare dentro i percorsi di reinserimento lavorativo se i controlli periodici non dimostrano di non aver assunto cannabinoidi o opiacei piuttosto che altro. Nel momento in cui io ti trovo positivo a qualcuna di queste sostanze, ti butto fuori dal progetto. E alla terza volta che sei stato buttato fuori dal progetto, non puoi accedere più a nessuna misura di motivazione. Non puoi essere preso in carico dei servizi che si occupano di dipendenza. Il nulla funziona con chi ha un problema di dipendenza, per esempio, spinge verso politiche che tendono a escludere dal beneficio tutte le persone che esprimono esattamente quel tipo di problema. Okay. Questo fa parte delle narrazioni, un modo di costruire il progetto del nostro intervento. No? E queste narrazioni a volte sono talmente tanto forti, perché sono centrate su un discorso fortemente emozionale ed emotivo, perché sono dentro posizioni politiche di un certo tipo, sono gonfiate nei mezzi di informazione, dati molti attori che sono interessati a costruire un clima di panico con alcuni fenomeni, che a volte anche le narrazioni basate sulle evidenze non servono. Noi abbiamo sterminata letteratura, per esempio, che dice che i percorsi di reinserimento dei tossicodipendenti funzionano
se si accettano delle moderate, dei moderati livelli di assunzione delle sostanze. È come se le persone avessero, trovassero un punto di equilibrio in un certo rapporto con le sostanze e dentro questo punto di equilibrio possono cominciare a costruire un percorso di uscita dal consumo delle sostanze. Non funzionano, cioè producono esattamente l'effetto contrario, tutte le politiche che impongono invece la tolleranza zero rispetto ai consumi. Se voi prendete in questo momento le statistiche dell'Inghilterra, scoprite che in questo momento in Inghilterra ha un'epidemia di morti per uso di sostanze, in modo particolare derivati del loco, piace, il genere e crack, a seminare, negato proprio a persone che sono state buttate fuori dai cicli di intervento. Allora, il fatto di sapere che nel momento in cui agiamo su matematica, dimostrare che l'intervento sociale contribuisce a un cambiamento desiderato, socialmente desiderato, è un modo per poter far sì che il discorso pubblico su alcuni temi possa essere un discorso pubblico che assume delle connotazioni diverse. Certo, sappiamo che la questione del pensiero razionale di mostro che le cose funzionano se sono fatte in un certo modo coccia presentemente con un clima che è quello che stiamo vivendo oggi, che vive profondamente invece di aspetti di carattere unico. Quindi non basta operare contro una razione. In buona sostanza, nel momento in cui noi chiediamo all'organizzazione di raccontare e di dare evidenza pubblica dei risultati delle proprie azioni, stiamo cercando di provare a far capire alle organizzazioni che quando si fa valutazione non si fa in ottica performativa. Io non sto misurando le mie performance, non sto costruendo un ranking di chi è bravo e chi non è bravo, sto facendo un'altra cosa, sto cercando di portarti da un'ottica performativa a un'ottica generativa della lettura dei processi valutativi. Cioè la valutazione come strumento per generare un contesto sociale diverso, mettere le basi per il futuro che dobbiamo trovare. Gli strumenti con cui si lavora sono spesso molto freddi, immaginate sono anche questionari. L'approccio culturale che noi andiamo alla valutazione in realtà è un approccio caldo. Fare valutazione, l'abbiamo detto anche durante la lezione insieme, fare valutazione è un modo per fare politica. Fare valutazione vuol dire costruire la società. Fare valutazione vuol dire avere un orientamento al futuro. Questo è il piano, come dire, su cui provare a porre la questione della valutazione come una questione eminentemente di carattere culturale. Certo, poi c'è la tecnica attraverso cui si può costruire un processo di valutazione. La tecnica è molto fredda rispetto a questi posizionamenti, però andando avanti magari riesco a convincere del fatto che anche tecniche apparentemente fredde possono essere scaldate un po' di più. La letteratura sulla valutazione ci dice che ci sono tre piani su ci si muove nel momento in cui si fa valutazione: il piano delle realizzazioni, il piano dei cambiamenti dei risultati e quello degli impatti. Che cosa sono e che differenza fanno gli uni dagli altri? Il piano delle realizzazioni è ciò che faccio con le risorse che ho a disposizione. In aula abbiamo fatto l'esempio del dopo scuola, è una realizzazione il fatto che io faccio dopo scuola cadenza settimanale, il mercoledì dalle 14 alle 16 con 15 ragazzini delle scuole secondarie di primo grado del mio territorio. Una volta alla settimana, due ore per 15 ragazzi con 3 insegnanti e 5 volontari, questi sono realizzazioni. Con le risorse a disposizione, che cosa sono in grado di fare? Guardare il piano delle realizzazioni è importante, ci consente di capire da un lato come stiamo usando le risorse a disposizione, dall'altro ci consente anche di capire se le risorse a disposizione sono coerenti con le cose che ci sono da fare. Quindi ci fa capire dove il piano di input ci consente effettivamente di poter generare quell'azione di cui abbiamo bisogno. Guardate, non è un piano da sottovalutare, perché per esempio noi sappiamo che ci sono alcune tipologie di intervento che hanno senso solo unicamente quando superano una certa massa critica. Si dice che gli interventi hanno bisogno di una loro magnitudo.
al di sotto di quella magnitudo, pure se lo faccio, sto buttando via dei soldi. Quindi il fatto di provare a monitorare anche l'utilizzo delle risorse nel modo in cui queste producono aperture degli sportelli, numero di visite o numero di colloqui, intensità di relazioni con gli operatori, ok, queste cose sono fondamentali da poter tenere sotto controllo. Vi faccio esempi molto semplici. Chi di voi si troverà a lavorare in contesti in cui ci occupiamo di sviluppo di comunità sa che aprire un punto di comunità in un territorio richiede che quel punto di comunità sia aperto tanto. Se io do i soldi alla cooperativa codici sufficienti ad aprire il punto di comunità 3 ore alla settimana, sto buttando via soldi, perché non si radicherà mai nelle dinamiche comunitarie, che sono dinamiche necessariamente complesse. Se all'interno di uno stabile di case popolari inserisco la figura del custode sociale, ho bisogno che il custode sociale possa impiegare tempo dentro le case popolari, perché è il tempo che impiega a conoscere i suoi abitanti, è il tempo in cui si può accreditare come una risorsa utile da fare un salto in farmacia, occuparsi di innaffiare le piante, fino invece a accompagnare in consultorio le persone che ne hanno bisogno. Ha bisogno del tempo di comunità su cui costruire relazioni di fiducia. Per cui guardate, prima delle realizzazioni, anche delle informazioni cruciali rispetto a quanto sto investendo su una determinata azione, quanto questo investimento è coerente con il tipo di aspettative che vi do. Altri esempi che possiamo fare sono quelli legati alle prevenzioni. Qualsiasi tipo di prevenzione, ce lo dimostra una sterminata letteratura su questi temi, ha bisogno di avere una certa intensità. Vi faccio un esempio, c'è un metodo che è quello legato alle life skill che dice sostanzialmente questa cosa: noi abbiamo bisogno di un impatto, di una certa entità sullo sviluppo di alcune competenze cosiddette soft, che sono legate alla capacità di cooperare, alla capacità di apprendere ad apprendere, alla capacità di gestire situazioni potenzialmente conflittuali, di fare i conti con le situazioni di angoscia, di ansia. Questa cosa ha bisogno di fare in maniera intensa in una certa fase della vita, i bambini nelle primarie, per poi progressivamente nel corso della crescita dei ragazzi avere delle sessioni cosiddette di posting, cioè devo progressivamente ritornare sullo sviluppo di queste competenze per poterle rafforzare. Perché queste competenze sono competenze che strutturano la capacità delle persone di rispondere a situazioni di crisi in un modo che è un modo coerente e forte. Quindi non mi faccio abbattere nel momento in cui mi trovo di fronte a una crisi, non metto in atto comportamenti di carattere antisociale, disfunzionale, addirittura di aggressione a me, di aggressione agli altri, perché ho sviluppato quelle competenze che mi consentono di reagire agli urti della vita con una maggiore flessibilità, capacità di potermi opporre in maniera costruttiva a quello che mi succede di brutto. Gli interventi di prevenzione, one shot, entra l'assistente sanitario, entra l'educatore della cooperativa e fa il tipico intervento informativo sul consumo delle sostanze, non serve a nulla. Sono soldi letteralmente buttati via, se non per un aspetto, che tendono a polarizzare le percezioni rispetto alle sostanze all'interno del gruppo. Cioè tendono a far diventare il consumatore di sostanze un consumatore più informato e tendono a allontanare dal consumo le persone che sono già lontane dal consumo. Esempio di come noi continuiamo a finanziare interventi sulla prevenzione che si basano su cicli brevi prevalentemente di carattere informativo, pur sapendo che quella tipologia di intervento non ha la dimensione che consente di produrre un cambiamento non solo di comportamenti e condotti, ma di quella strutturazione della persona che consente di cambiare i comportamenti e condotti. Quindi, le realizzazioni di cosa sono che cosa riesco a fare, che cosa faccio, quali risorse che ho a disposizione. Il secondo piano è quello dei cambiamenti. Se faccio qualcosa è perché voglio vedere che ci sia un risultato, che la situazione muti rispetto a quella che c'era nel momento in cui sono arrivato, ho iniziato a lavorare. Se faccio dopo scuola è perché i ragazzini che vengono dopo scuola smettono di prendere 4 in italiano. Il mio cambiamento è che prendevano 4 prima in italiano, dopo prendono 9.
questo è il cambiamento. La mia azione sociale ha fatto sì che l'elemento che ha generato il mio intervento riesce a cambiare. Okay. E guardare il cambiamento significa preoccuparsi di andare a vedere qual è l'elemento del cambiamento che è, dal punto di vista di chi ha opera l'intervento, quello più rilevante e più prioritario. Certo, il cambiamento. Il cambiamento senza impatto è un po' come andare a cena e mangiarsi all'antipasto. Perché va bene il fatto che i nostri ragazzi hanno migliorato le proprie capacità in italiano, ma questa cosa implica che avremo meno dispersi nelle carriere scolastiche. Ecco, l'impatto è questo. Cioè il fatto che la mia azione non produce solamente cambiamenti nell'immediato rispetto a quello che viene identificato come il problema o uno dei problemi principali, ma contribuisce a determinare un cambiamento di più largo respiro all'interno del contesto sociale. Come vedete, dicono cose diverse, con gradi e difficoltà crescenti, anche dal punto di vista dei metodi e del modo in cui possono essere sviluppati. La cosa fondamentale è il fatto che questo passaggio, la realizzazione del cambiamento dell'impatto, sia un passaggio che sia logicamente correlato. E dovrebbe, in qualche modo, messi in fila, riunito con gli altri, esprimere una coerente teoria del cambiamento. In buona sostanza, che cos'è la teoria del cambiamento? È la formulazione di un pensiero per cui diciamo: se faccio, allora ottengo. Se faccio 20 dopo scuola per 15 bambini, allora migliorano le loro competenze in italiano, quindi più difficilmente saranno dispersi, quindi diminuirò il numero dei bambini nel mio contesto che saranno dispersi, cioè che dopo i 16 anni non continueranno la propria carriera scolastica, ma invece sceglieranno di andare avanti. Questo se faccio, allora quindi è l'espressione della teoria del cambiamento, e deve avere una sua coerenza, guardate. Deve avere una sua coerenza che in alcuni casi si scopre solamente dopo. Il bello, guardate, della progettazione in campo sociale è che non stiamo progettando un ponte, no? Non siamo nel freddo del nostro laboratorio, la realtà è molto più fluida, risponde in maniera autonoma rispetto alle nostre sollecitazioni nei confronti di alcune cose che facciamo. Per cui a volte la coerenza che chiediamo a monte, a valle si scopre essere una coerenza che non regge, che viene meno. Immaginate, appunto, questo secondo me è un passaggio fondamentale, cioè oggi noi non ci possiamo permettere di avere una progettualità in campo sociale che sia rigida. Per cui dobbiamo avere anche ormai definitivamente la consapevolezza che siamo costretti a lavorare per progetti, ma che quando si fanno progetti nella realtà, nel mondo reale, nel mondo sociale reale, il mondo sociale fa andare le cose un po' come vuole, perché a volte bisogna rivedere le proprie ipotesi e poter ridefinirle. Se non guardiamo l'effetto che fa la nostra azione, difficilmente siamo in grado di poter rivedere le ipotesi, perché a volte quello che generiamo sono degli effetti di carattere contraddittorio. Magari non contraddittorio dal punto di vista del cambiamento che abbiamo operato, ma contraddittorio dal punto di vista dell'impatto che generiamo. Vi faccio alcuni esempi che possono essere utili. Noi possiamo avere un effetto che è palesemente contraddittorio rispetto a quello che vogliamo. Intervento di rimotivazione allo studio nei confronti di alunni della scuola secondaria di primo grado, quindi delle medie, di cittadinanza non italiana. Per fare gli interventi di motivazione allo studio, ai ragazzi vengono offerti dei momenti di orientamento formativo alla scuola superiore e contemporaneamente delle esperienze di breve durata di tirocini all'interno della formazione professionale attiva del territorio. I ragazzi effettivamente traggono da questa esperienza della buona soddisfazione, perché effettivamente alla fine dei cicli sono molto contenti dell'orientamento che hanno ricevuto, sono molto contenti
della scuola che hanno scelto, ma contemporaneamente sono anche molto contenti dell'esperienza di crescita, con un piccolo particolare, che tutto questo processo fa sì che la grande maggioranza dei ragazzi che si sono iscritti a questo programma hanno scelto di andare a iscriversi alla formazione professionale del territorio. È interessante questa cosa, loro sono molto contenti, hanno migliorato le proprie capacità di apprendimento, hanno addirittura trovato una strada di orientarsi. E se io li guardo a distanza di anni, scopro che molti di loro non trovano collocamento nel mercato del lavoro, perché la formazione professionale è staccata dalle possibilità di inserimento. Terminato il tirocinio, vivono di borse lavoro, ma non riescono a trovare un inserimento corretto. Non solo, ma mi rendo conto che questo intervento in quel territorio ha fatto sì che una misura particolare, che ci dice il livello di integrazione scolastica degli alunni stranieri, abbia avuto un aumento. Quando vado a vedere l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, per esempio, vado a vedere il modo in cui gli alunni stranieri si presentano alle diverse ordini di grado nelle scuole secondarie. Immaginando che quanto più le loro scelte scolastiche si avvicinano a quelle degli italiani, tanto più in qualche modo le loro carriere sociali si avvicineranno a quelle degli italiani. La che fatto dal punto di vista delle evidenze di ricerca è che la scuola che faccio è un predittore della mia carriera sociale. Tra le professionali e il liceo c'è un distacco rispetto alla carriera futura, significativo in termini di stabilità del lavoro che riesco a trovare e di reddito conseguito. Okay? Quanto più io mi colloco nelle fasce della formazione professionale, dell'istruzione professionale, tanto più mi aspetto che le persone avranno una carriera fatta di lavori precari, temporanei a basso reddito. Tipicamente la carriera sociale del lavoratore immigrato in molti nostri contesti produttivi. Pensate solamente al mercato dei servizi, pensate al mercato della piccola carpenteria o delle costruzioni dell'edilizia, pensate al settore dei trasporti, al settore dell'agricoltura e quant'altro vi possa venire, o quello della ristorazione, quant'altro vi possa venire in mente. Quindi in generale il fatto che il mio percorso, che apparentemente ha prodotto il cambiamento desiderato, i ragazzi si sono iscritti alla scuola superiore, sono contenti della propria iscrizione, hanno superato il percorso scolastico, si sono rimotivati rispetto al percorso scolastico. Se lo guardo invece dal punto di vista dell'impatto, mi genera un risultato contraddittorio. Il cambiamento l'ho raggiunto, ma questo cambiamento rafforza la marginalità, non i livelli di integrazione. Quindi a volte il fatto che non ci sia immediata coerenza tra i due piani ci porta a risultati di questo tipo. A volte, quando io guardo le cose dal punto di vista dell'impatto, mi rendo conto che non c'è un risultato contraddittorio, ma un successo disastroso. Le cose sono andate talmente tanto bene, ho prodotto talmente tanto risultato, che un'altra parte del sistema è in fase di crisi. E qua vi faccio degli esempi. Noi sappiamo che le competenze relazionali, linguistiche, di socializzazione, i bambini si sviluppano in maniera più intensa e forte quanto più sono inseriti in contesti socializzati in modo precoce. C'è tutta un'ondata di pedagogia legata all'analisi dell'età dello sviluppo che usa questo termine che è starting strong, cioè se io parto in un contesto di forte socializzazione sviluppo una serie di competenze e abilità che mi consentono successivamente di essere più pronto dentro il percorso scolastico, nella relazione con gli altri. Ed è il motivo per cui, per esempio, uno degli indicatori su cui viene misurata la capacità dell'Europa di generare inclusione è proprio il grado di copertura dei servizi per la primissima infanzia, fascia 0-6 anni. Okay. Gli asili nido, le scuole dell'infanzia. Allora, io nel territorio faccio una grande campagna informativa perché so che ci sono due categorie di sociali che tendono a non accedere a questi servizi di infanzia. La prima categoria è quella delle famiglie benestanti che hanno la possibilità di pagare altro dai servizi pubblici della prima infanzia. No. La
babysitter a tempo pieno, oppure il settore privato dei servizi. L'altra categoria è quella delle famiglie immigrate, in modo particolare le famiglie di recentissima immigrazione o di recentissimo ricongiungimento familiare. Modello tipico, la signora egiziana che viene in Italia, si consolida dopo parecchi anni in un paese, sposa una donna del suo paese, la porta in Italia, il ricongiungimento familiare, diventa al mondo dei figli. Allora, tipicamente questa area è una fascia a più basso reddito, con meno capacità di socializzarsi nel contesto, che tende a non accedere immediatamente ai servizi della prima infanzia. Quindi faccio una campagna su questo, sviluppo dei punti di informazione, vado nelle comunità e presento i servizi. Questa cosa fa sì che in alcuni territori della città aumenti la domanda di servizi della prima infanzia da parte di queste persone e delle loro famiglie. Peccato che però non ho aumentato l'offerta, cioè, non è che sono aumentati i posti, e in una città come Milano, immagino anche come una città come Como, siamo già all'apertura totale dei posti, quindi ho aumentato la domanda senza aver aumentato l'offerta, ho generato una cosa che non c'era prima, la lista d'attesa. Okay. Successo disastroso, semplicemente ho ottenuto un grande cambiamento su un pezzo del sistema senza preoccuparmi di accompagnare a questo cambiamento gli altri cambiamenti del sistema, e questa cosa fa sì che quello che sembrava essere un buon risultato dal punto di vista dell'azione genera invece un'inefficacia da parte, dal punto di vista del sistema del suo generale. Questo non è generato anche da un cattivo coordinamento tra i vari attori, nel senso che si occupa di fare politiche di inclusione sociale, coinvolgimento, inclusione degli stati, eccetera. Ma anche perché dovrebbe assicurarsi che queste persone davvero vogliono iscrivere figli all'asilo, ci siano dei asili posti. Sì, in questo caso è lo stesso soggetto che fa la stessa cosa, cioè, non è proprio così. Sono due spalle, nel senso. È un problema del fatto che io ho costruito una misura senza preoccuparmi di vedere correttamente se il risultato che ottenevo era in qualche modo sostenibile dal sistema. Appunto, lo scopro dopo, lo scopro nel momento in cui si genera l'impatto. Allora, vedete che a volte un'azione fatta in maniera assolutamente ben intenzionata, fatta anche con grande competenza, può generare risultati contraddittori da un lato, successi disastrosi dagli altri, che generano blocco del sistema, e in questo meccanismo io non riesco a vedere gli effetti, in alcuni casi assolutamente virtuosi, in altri invece potenzialmente nocivi, di quello che ho messo in campo, perché non sono andato a guardare l'elemento dell'impatto. No, è una domanda proprio di curiosità, perché so che è un caso che stai raccontando, ma sono curiosa, cioè è bastato raccontare la presenza dei servizi? No. Ah no, perché in realtà c'è anche il ruolo della donna, non sbaglio, queste... Il processo è molto molto più lungo, assolutamente, il processo è molto più lungo. Perché l'assunto è anche quello che loro la mamma si deve essere bambini, certo, pensa, riguarda per esempio l'aumento delle competenze alla relazione interculturale di alcuni servizi, riguarda il modo in cui si lavora sulle dimensioni di genere, relazioni tra generi all'interno dei contesti familiari. Cioè, in realtà diciamo, il fatto potrebbero essere già solo per il caso dell'asilo e avere invece un fatto virtuoso la capacità dell'autodeterminazione delle donne. Bravissima, infatti hai citato un terzo aspetto per cui guardare gli impatti può essere importante. Il terzo aspetto è esattamente quello che stai dicendo tu. Cioè, in alcuni casi noi generiamo dei risultati inattesi che se non ci permettessimo di andare a vedere, quindi se non ci consentissimo di andare a vedere come finisce la storia che abbiamo iniziato, non potremmo mai andare a determinare. No? Questo può essere un esempio. Nella vostra esperienza probabilmente ce ne sono altri, però il risultato inatteso lo vedo solo e unicamente nel momento in cui io alzo la testa dal mio compito immediato che mi sono dato e vedo che effetto fa questa cosa nel contesto più allargato. Appunto, guardo non il cambiamento operato dalla mia azione, ma il modo in cui questo cambiamento genera degli impatti oltre me.
Certo che andare a guardare l'impatto è oggettivamente più complicato. Per esempio, perché banalmente significa guardare le cose fuori dal territorio dentro cui stiamo agendo, appunto, tirare un po' sulla testa. In un sistema di welfare come il nostro, in cui due grandi limiti fanno sì che non sia così semplice guardare l'impatto. Il primo grande limite è che il nostro è un welfare che spesso è strutturato, si dice, a carne d'organo, cioè per delle filiere di responsabilità, per delle filiere di titolarità di azione, con delle fatiche nel trovare invece gli elementi di unione, no? Per esempio, se l'assessorato che dà vita a un progetto è separato dall'altro assessorato, non saprà mai se quello che io ho scatenato dal punto di vista dell'azione sociale nel campo delle politiche sociali ha prodotto invece degli effetti nel campo delle politiche scolastiche, nel campo delle politiche abitative. Quindi un primo grosso limite è questo, il fatto che il nostro è un sistema oggi molto poco integrato, che tende a diversi a macchia di leopardo, con una certa penetrazione e con dei confini difficili da superare. L'altro è che parte del nostro mondo del privato sociale vive di progetti, cioè vive di un meccanismo per cui l'attenzione su alcune tematiche si accende e si spegne, perché è direttamente collegata a delle fonti di finanziamento. Quando so bene che l'impatto io lo vedo nel momento in cui si spegne l'intervento, nel momento in cui smetto di avere le risorse a disposizione. Guardare l'impatto in un sistema frammentato e in un sistema che vive di questa accensione e spegnimento della luce è sempre molto complicato, perché guardare gli impatti significa poter guardare le cose con una certa continuità, significa poter darci il tempo di poter vedere le cose. Se voi pensate che solo adesso stiamo andando verso un'integrazione delle anagrafi che mi consente di andare a guardare tutta la carriera scolastica degli alunni per capire effettivamente cosa sta succedendo e quali sono gli alunni che hanno una carriera scolastica di un certo tipo e riescono ad avere un beneficio piuttosto che un altro, no? Banalmente l'anagrafe scolastica presso l'IUR parla nel momento in cui riesco a mettere un collegamento l'anagrafe scolastica presso l'IUR con tutte le altre banche dati che mi consentono di costruire il livello socio-economico delle famiglie, per esempio, che mi consente di costruire le mobilità interterritoriali delle famiglie, per esempio, no? Quando pensiamo all'impatto pensiamo a questa capacità di lettura trasversale, così come il tema della realizzazione della nostra realtà legate ai bandi e ai finanziamenti e questa precarietà della spesa legata ai progetti chiama in causa come facciamo a vedere il dopo finanziamento. Guarda che questa è una domanda che si fanno anche le organizzazioni che finanziano gli interventi in campo sociale. In Italia molto meno, abbiamo degli accenni da questo punto di vista di un dibattito all'interno delle fondazioni di erogazione. In giro per il mondo ci sono fondazioni di erogazione, per esempio, che stanno facendo un pensiero che ha a che fare con questa cosa di cui stiamo parlando. Il pensiero è fatto su per giù così. Se io continuo a finanziare interventi legati a progetti che si accendono e si spengono, non riuscirò mai a capire se questi progetti generano effettivamente gli effetti che vogliamo vedere, ma soprattutto mettono in condizione le organizzazioni di stare dentro un ciclo di progettualità che non consente mai di sedimentare degli apprendimenti, non consente mai di sedimentare delle capacità, delle competenze, perché sono anche delle risorse umane che si accendono e si spegnono, no? Questo meccanismo, per esempio, è fortemente legato al modo in cui si costruiscono i rapporti di fiducia con le comunità dentro cui tu mi hai fatto l'intervento. Se io faccio il punto di comunità per fare il punto d'ascolto, questo punto di comunità ha bisogno di un suo tempo di vita, perché prima che arrivino le persone del bisogno, prima che la gente si attivi, c'è bisogno di tempo. Se il tempo dell'attivazione dei cittadini corrisponde con la chiusura del progetto, i cittadini non solo, come dire, sentono di essere stati inutili nella loro attivazione, ma demoliscono ulteriormente il rapporto di fiducia che hanno con l'amministrazione pubblica, per esempio. No? Immaginate, faccio un intervento di coesione sociale su un territorio,
ci mette un sacco di tempo a chiamare in causa i cittadini e a coinvolgerli. Nel momento in cui i cittadini si presentano e cominciano ad attivarsi, portano dei bisogni, poi cominciano a pensare di poter essere loro delle soluzioni. Tutto questo richiede tempo. I 3 anni del finanziamento del bando carico, welfare in azione. Arriva il momento in cui i cittadini sono competenti, attivi, hanno voglia, producono risultati, termina il finanziamento. Questa cosa genera sfiducia, non genera continuità dell'esperienza, più spesso genera ritiro dall'esperienza. No? Allora il tema del come faccio a fare sì che questa cosa non capiti sta spingendo in giro per il mondo alcuni pezzi dei grandi finanziatori a ragionare sul fatto che forse non bisogna finanziare i progetti ma le organizzazioni. Cioè, come già avanti. Ma come è sempre avanti, Bernardino, se no non saremo più a discutere. Che cosa significa finanziare le organizzazioni? Significa, per esempio, che nel momento in cui il finanziatore dice ok, scommetto su di te, scommetto su una parte particolare della tua composizione dei costi. Adesso la roba è un po' tecnica, però vediamo se riusciamo a dircela in maniera più chiara possibile. Ha a che fare con la distinzione tra costi diretti e costi indiretti. Chi di voi ha mai fatto progettazione? Forse qualcosa ne sa. Il costo diretto è il costo che è immediatamente legato alla produzione, al fatto che io erogo il servizio, al fatto che io apro e dopo scuola, al fatto che faccio l'intervento di coesione sociale nel territorio, al fatto che ci sono poi tutti gli altri costi indiretti, che sono quelli che io comunque con l'organizzazione devo pagare, ma che non sono legati a immediatamente l'erogazione del servizio. L'equipe, le supervisioni, la continuità, la formazione degli operatori, la continuità di lavoro degli operatori. Allora, un'analisi longitudinale di alcune organizzazioni ha messo in evidenza il fatto che le organizzazioni che stanno meglio sono le organizzazioni che hanno una spesa in costi indiretti più alta di quelle che ce l'hanno bassa. Perché sono le organizzazioni che consentono di, per esempio, sedimentare gli apprendimenti all'interno dell'organizzazione, dare continuità alle relazioni sviluppate sul territorio, dare continuità alla lavorativa delle persone. Le altre sono quelle che stanno peggio e che soprattutto producono nel medio lungo periodo risultati dal punto di vista della vocazione sociale peggiori. Possiamo fare proprio degli esempi molto concreti. Oggi chi di voi lavora nelle cooperative sociali che si occupano della scolastica, per esempio, si trova di fronte a operatori che vengono pagati solo e esclusivamente quando c'è il bambino a scuola, altrimenti non sono pagati. Viene pagata solo l'ora direttamente con il bambino, tutte le altre attività non sono pagate. Per 3 mesi all'anno gli operatori non sono pagati, okay? Perché il servizio richiesto dall'ente pubblico funziona in questo modo: pago solo esclusivamente l'erogazione diretta del servizio, tutti i costi indiretti e tutti i rischi connessi alla impossibilità di erogare il servizio non sono coperti. Questa cosa genera, per esempio, il fatto che la scolastica viene fatta spesso e volentieri da operatori al primo lavoro, perché tipicamente chi ha più professionalità tende a sganciarsi dalla precarietà del lavoro. Viene fatta da operatori che spesso cambiano nel corso dell'anno, sono i servizi che hanno uno tra i più alti tassi di turnover dentro gli operatori. Vengono fatte spesso da persone che hanno altre professionalità rispetto a quella educativa e che utilizzano l'impiego della scolastica come elemento accessorio rispetto invece a quella che è percepita come la propria attività principale. Okay? Allora, voi mettete insieme un livello più basso di competenza, mettete insieme la precarietà della presenza della persona, mettete insieme il fatto che è percepita come un'attività accessoria e dovete avere in mente che le scolastiche vengono attivate su casi complessi, cioè quelli che fanno saltare gli equilibri all'interno della classe. Cioè è come se noi stessimo costruendo un perimetro di intervento che rispetto alla serietà delle condizioni che devono agire sparerà completamente. Tutti i costi indiretti chi li paga? O la cooperativa, se è in grado di farsene carico, o vengono legati all'operatore che fa l'intervento. Okay? Allora, quelle organizzazioni stanno dicendo, i finanziatori stanno dicendo, questo non è un buon modo di garantire
di garantire le cose, ma piuttosto dobbiamo pensare che in una composizione di risorse a disposizione degli enti di terzo e di quarto settore, noi dobbiamo essere in grado anche di garantire, di coprire i costi indiretti, perché questi fanno la differenza in termini di qualità di qualità dell'intervento. Quindi è un'altra delle indicazioni di impatto, quindi abbiamo creato che è difficilissimo da fare, perché oggi c'è da vedere le altre. Sì, grazie al cielo cominciano a accendersi alcune lampadine, no? C'è il dibattito all'interno delle fondazioni di erogazione anche in Italia, di voi segue poi il ministro che si occupano di questa utenza, ci sono stati alcuni interventi anche importanti su questo, nella riforma del terzo settore qualche vaghissimo accenno rispetto al modo in cui può essere sostenuta l'azione del terzo settore, è stato inserito alcune esperienze buone come Como, ci sono la stessa, non so se si può dire, però la stessa fondazione Cari ha fatto uscire un bando che è quello del capacity building, che serve proprio a dire prova a finanziare le organizzazioni, invece che chi sta facendo più fatica, attenzione, non sono le fondazioni di erogazione, che progressivamente non fu stato perché arrivano anche in Italia l'eco di dibattiti che ci sono in altri contesti. Chi sta facendo una fatica dannata da questo punto di vista è l'ente pubblico, che nel momento in cui ragiona rispetto al nostro mondo, ragiona ancora in termini di erogazione di servizi, no? Esternalizzo l'erogazione di alcuni servizi e quando lo faccio mi limito a coprire le spese legate alla prestazione. È esattamente la stessa logica per cui le nostre ex ASL, quando pagano gli interventi dei propri operatori, considerano solamente gli interventi diretti e non tutto il resto. La psicologia della Wompia di Como, nel momento in cui mette nel proprio sistema le ore che passa, nel momento in cui lavora sul caso di Massimo, inserisce le ore a contatto diretto e su quello che viene valutato a livello di prestazione. Quindi è l'ente pubblico che da questo punto di vista sta facendo molta fatica a farsene carico. Però guardare gli impatti significa proprio provare a ragionare diversamente. Cioè significa provare a guardare le cose nei termini degli effetti lunga durata delle misure che noi mettiamo in campo. Ma non è, il problema non è solo dal lato degli erogatori, ma anche degli enti non profit. Quando la Fondazione Comas ha chiesto agli enti non profit cosa volevano, in più hanno risposto il finanziamento di progetti, non il finanziamento della loro struttura. Ed era un'alternativa ben chiara. Quindi non c'è un problema semplicemente dell'interrogazione delle educazioni in natura, va bene. C'è proprio un problema di tutto il settore. C'è un'affermazione comune che un indicatore per vedere se un ente funziona bene è proprio l'opposto che dicevi, cioè il fatto che i costi diretti siano la grande maggioranza. Cioè, se nel dibattito comune un indicatore che viene portato avanti va a vedere quanto incidono i costi diretti. Se i costi diretti sono troppi e sono tendenzialmente sempre bassi, vuol dire che l'ente non funziona. Questo è, per cui è un problema molto molto più ampio che riguarda di quello che riguarda gli enti di erogazione, in cui comunque c'è tutto il dibattito portato avanti da GIO, Grand Mayor for Effective Organization, che dà delle indicazioni molto chiare e molto forti. Però nel settore che rimane proprio questo avvicino. Quindi non si relaziona in modo inadeguato. Questa cosa ha a che fare con il grado e la capacità di innovazione, guardate. Nel momento in cui c'è un sacco di retorica sulla trasformazione nelle nostre organizzazioni di impresa sociale, questo è un pezzo fondamentale. Cioè, tipicamente le aziende private che sono in grado di produrre innovazione e di consolidare la propria presenza sul mercato sono aziende che investono tra costi cosiddetti indiretti e ricerca e sviluppo una cifra che è intorno al 30% delle proprie spese di investimento. Quindi una cifra consistente. Se voi pensate che i cosiddetti overheads nei banchi, le spese indirette, nei banchi europei stanno al 7%, capite quanto è lo scarto tra quello che capita nel mondo privato rispetto al sostegno ai processi di internazionalizzazione, di ricerca e sviluppo, di innovazione, e quello che succede nel nostro settore, no? Come se non ci fosse collegamento
La cosa è tanto più, da questo punto di vista, utile e interessante come elemento di ragionamento, perché la differenza fondamentale è che noi lavoriamo con le persone attraverso le persone, per cui per esempio tutto il tema dello sviluppo dei capitali umani, per usare un'espressione orribile, se le persone potessero usare il capitale, però passa attraverso questi elementi. Okay? Proviamo a fare il secondo passaggio, cioè il terzo passaggio. Abbiamo visto perché uno dovrebbe fare, dare conto dell'appropriazione, abbiamo provato a capire com'è strutturata, quali sono i piani di attenzione della dimensione valutativa, ci siamo concentrati su questo aspetto della valutazione dell'impatto, di che cosa è fatto il processo di valutazione. Allora, proviamo a mettere in fila gli elementi che lo possono costituire. Il primo, e sembra banale, però io posso fare valutazione se c'è una teoria del cambiamento esplicitata, cioè se so che cosa voglio produrre. È chiaro che una teoria del cambiamento è sempre precaria, lo dicevamo prima, cioè la progettazione di campo sociale si caratterizza per una certa sua fluidità, per un certo suo doversi adeguare a una forma, se volete, di pensiero debole. Il sapere sociale non è come il sapere medico, taglio e cuccio, ammesso che il sapere medico sia così, cucire a macchietta e a semplificazione. Non è una, come dire, una macchina lineare per cui schiaccio il bottone e ottengo. Quindi il fatto che la teoria del cambiamento sia necessariamente sottoposta a revisione, diamolo per scontato, però devo essere in grado in qualche modo di esplicitare il perché sto facendo, anche in solito è mio prefigurazione. Perché sto aprendo un punto di comunità? Perché sto facendo gli interventi di sensibilizzazione dentro le comunità straniere? Perché sto facendo il dopo scuola? Perché sto costruendo la nuova sede della Croce Rossa? Perché sto facendo questo o quell'altra cosa? Okay. Tutte queste robe sono le domande fondamentali, okay, dentro questa dimensione della teoria del cambiamento. Quindi noi abbiamo bisogno di esplicitarla. Questa cosa, che di per sé sembra essere banale, non lo è mica così tanto, perché noi abbiamo, come dire, veniamo da alcuni modelli di intervento sociale in cui non conta tanto il cambiamento da produrre quanto ciò che do alle persone. Tenete presente che noi ci troviamo nella nostra storia a fare i conti con il fatto che molta parte del nostro mondo è stato fatto di mutualismo, no? Per cui contava la dimensione dell'aiuto e della reciprocità dell'aiuto. Molta parte del nostro mondo nasce con un'impostazione fortemente caritatevole che riguarda il dare piuttosto che preoccuparsi dell'uso che si fa dopo di quello che si è dato. Entrambi gli approcci sono dal punto di vista valoriale molto forti e importanti, non possiamo buttare via come se fossero il bambino con l'acqua sporca. C'è un problema però da questo punto, cioè che in questa fase abbiamo una maturità di esperienza che ci potrebbe consentire di fare un passaggio di pensiero, per cui nel momento in cui ci mettiamo nell'ottica del dare, ci preoccupiamo anche di capire qual è il significato, quali sono gli effetti che questo dare produce. Quindi la prima cosa di cui abbiamo bisogno per poter raccontare al mondo il senso di quello che facciamo è che noi si sia consapevoli del senso, che ci sia un'esplicitazione delle nostre premesse di quello che vorremmo vedere. Quindi ho bisogno innanzitutto di una teoria del cambiamento. Seconda cosa, di che cosa ho bisogno? Ho bisogno di evidenze e degli strumenti necessari a raccogliere. Che cosa sono le evidenze? Sono informazioni. Spesso nella forma della differenza confronto quello che avrei voluto vedere succedere con quello che è successo. Confronto il prima con il dopo, confronto quello che succede a Como con quello che succede a Letto, confronto quello che succede con i 35-45 anni e quello che succede con i 55-65 anni. Okay? Confronti, differenze. È da questo che nasce l'informazione che mi consente di dare delle evidenze. Okay? Per poterlo fare bisogna di strumenti, bisogna di poter tracciare il cambiamento, di poterlo raccogliere. Ma io non mi posso accontentare di esplicitare una teoria e di avere la possibilità di raccogliere delle evidenze. Perché, ci siamo detti anche durante il corso, le evidenze hanno un senso solo nel momento in cui gli attribuisco significato. I numeri.
Le osservazioni, i nostri report, i diari di giornata hanno senso solo nel momento in cui siamo in grado di dare un significato a quello che stiamo leggendo. Il significato non è mai evidente, è sempre socialmente attribuito, no? È in qualche modo coerente con il tipo di cultura che esprimiamo, le aspettative che esprimiamo. C'è, secondo me, un pezzo però su questo su cui dobbiamo avere consapevolezza. Cioè, il fatto di ragionare sul significato che attribuiamo all'esperienza che stiamo vivendo cambia radicalmente il momento in cui penso che questo sia un processo in cui coinvolgere gli altri. C'è un'espressione che si utilizza spesso nel nostro mondo, che è stakeholder, tutti portatori di interesse. Dietro c'è un sacco di roba teorica che ti risparmi, però fondamentalmente il principio è questo. Chiunque interessato a quello che sto facendo può avere la possibilità di esprimere il suo punto di vista rispetto a quello che emerge, alle informazioni che ho raccolto, alle evidenze che ho raccolto. E quanto più il portatore di interesse è dentro la situazione dentro cui sto operando, tanto più dovrebbe avere il diritto di poter esprimere il proprio punto di vista. Pensate solamente ai beneficiari. Che cosa significa chiedere alle persone che ricevono un servizio se questo servizio ha cambiato la loro vita o non ha cambiato la loro vita? Se l'ha cambiato in un senso desiderato o in un senso indesiderato? Se ci sono altre dimensioni da definire che sono state escluse o sono state non prese in considerazione? Se nel modo in cui abbiamo erogato un servizio abbiamo rispettato alcuni elementi di attenzione e di cura? Allora, il fatto che noi ci preoccupiamo del processo valutativo, in generale del processo di rendicontazione pubblica della nostra attività, di chiedere alle persone che sono coinvolte nella nostra azione che cosa ne pensano di quello che emerge, è un modo per vivere questi processi come dei processi che producono un effetto sociale. Guardate, da due punti di vista. Il primo punto di vista è una sorta di riequilibrio dei poteri. L'intervento sociale è un intervento di per sé asimmetrico. C'è qualcuno che dà e qualcuno che riceve, c'è qualcuno che eroga e qualcuno che riceve. C'è un competente a dare, anche solo a facilitare dei processi, e c'è qualcun altro che vive i processi facilitati e innescati da qualcun altro. Allora, questa simmetria è una simmetria che tende a irrigidire il ruolo sociale e che in qualche modo contribuisce a riprodurre nella dinamica della relazione sociale una divisione dei ruoli che non consente alle persone di liberarsi da alcune condizioni che potrebbero essere le condizioni di riposo. Quindi voi a voler approfondire questo aspetto c'è un libro bellissimo di un sociologo che si chiama Richard Sen, il libro è Rispetto, e lui racconta proprio di come a volte questa rigidità dei ruoli nell'attività sociale, soprattutto l'attività caritatevo in alcuni contesti di quartieri periferici americani, in realtà diventi fondamentalmente insostenibile per chi la riceve, perché ricostringe dentro una dimensione molto rigida delle definizioni di sé che non si mette mai in movimento. Se sono sempre quello che riceve, non sarò mai quello che agisce. Okay? Quindi c'è da un lato il fatto che se io coinvolgo le persone nel esplicitare, nel chiedere, nel mettere in condizione di esplicitare il loro punto di vista rispetto all'esperienza che stanno vivendo con me, sto riequilibrando in qualche modo il potere, sto provando a rendere una relazione naturalmente, costitutivamente asimmetrica, un po' meno asimmetrica, un po' meno rigida nella sua asimmetria. L'altro aspetto è che io so che nel momento in cui metto in campo un'azione sociale, le persone si sentiranno ingaggiate nell'azione sociale perché hanno una voce. C'è un signore che si chiama Richman e occupandosi di trasporti in un paese africano diceva questa cosa: guardate, quando le persone ricevono un servizio, il suo è un esempio dentro appunto il mercato dei servizi, dice quando le persone ricevono un servizio e questo servizio non è pienamente soddisfacente rispetto alla propria esperienza, hanno fondamentalmente tre possibilità che lui descrive in maniera molto netta in questo modo. Dice, guarda, da un lato ci sono i fedeli, no? Cioè quelli che sono talmente tanto fidelizzati
che non mettono in discussione quello che ricevono, perché sanno che è quello che è bene ricevere, perché l'orientazione che glielo dà è buona, no? Ci si conosce, c'è una visione immediata. Quindi è importante che qualsiasi organizzazione abbia una parte di fedeli, perché sono quelli che applaudono sempre, no? Però in questo costante applauso c'è negata la possibilità di cambiamento e di miglioramento, perché nessuno ti spinge invece a provare a dare la stessa cosa in maniera diversa. Quindi dice, certo, questi sono importanti, però le ferrovie non miglioreranno mai i loro servizi. Poi ci sono quelli che decidono l'exit, cioè sono quelli che decidono l'uscita. Quello che mi stai dando è talmente tanto lontano dai miei bisogni, talmente tanto lontano dal modo in cui io vorrei vedere succedere le cose, che preferisco allontanarmi da te, prendere la distanza da te. Allora, Eichmann dice, sia i fedeli, i convinti, sia quelli che decidono invece di abbandonarli, non aiutano il miglioramento del sistema. Non fanno progredire in nessun modo e non generano nessun elemento di innovazione. Chi è che contribuisce invece al miglioramento del sistema? Quelli che guadagnano quello che lui chiama la voce, cioè quelli che, pur riconoscendo che quello che gli viene dato è importante, sono pronti a entrare in scena per poter negoziare condizioni migliori, per poter offrire punti di vista diversi, per poter in qualche modo diventare alleati critici dell'azione sociale, dell'organizzazione che la produce, e in questa alleanza critica portare degli elementi che consentono di migliorare. Allora, il momento in cui io chiedo alle persone di poter entrare nella discussione che facciamo rispetto agli esiti delle politiche, delle misure, dei progetti che sviluppiamo, consento a loro di avere questa voce, di essere alleati critici. Questa cosa produce due effetti particolarmente positivi. Da un lato consente di avere non utenti ma cittadini. Okay? Io sono un cittadino nel momento in cui ho la possibilità di determinare quello che succede di me nella mia condizione. È la differenza fondamentale tra l'utenza e la cittadinanza. L'utente riceve, il cittadino con determina, partecipa alla discussione. Nel momento in cui io mi occupo di cittadinanza, mi sto preoccupando di come fare a dare forma di rappresentanza e rappresentatività sul coinvolgimento. Quindi da un lato, chiedere è un modo, raccogliere la voce è un modo per dare cittadinanza alle persone. Dall'altro, nell'acquistare voce, le persone sviluppano competenze e capacità. Sviluppano, cioè, la capacità di agire e di modificare l'ambiente che hanno intorno. E questo elemento è un elemento potente di trasformazione, perché quanto più le persone sono capaci e competenti di agire nel proprio mondo, tanto più potranno agire nel proprio mondo, tanto più potranno modificare. Quindi, il fatto di fare valutazione in ottica partecipata non è semplicemente uno slogan, ma è un'opzione. Anche qui dal punto di vista, io ritengo la idea del confronto molto forte. Quindi ci siamo detti che il processo di valutazione ha bisogno di una teoria del cambiamento che questa sia esplicitata, ha bisogno di evidenze che queste possano essere raccolte, ha bisogno di interpretazioni che queste interpretazioni siano frutto dell'incontro di punti di vista diversi, con tutti i portatori di interesse, tutti quelli che hanno in qualche modo diritto di cittadinanza nell'azione sociale che stiamo andando a operare possano prendere voce. In ultimo, guardate, il processo di valutazione ha bisogno che ci siano decisioni, cioè noi facciamo valutazione perché la valutazione sia una decisione del futuro, cioè racconto che cosa mi sta succedendo perché il racconto mi consenta di prendere decisioni il più possibile argomentate e solide rispetto al futuro. Ce lo siamo detti anche durante la lezione. Fare valutazione non riguarda una lettura cristallizzata del passato, fare valutazione riguarda il futuro, riguarda il modo in cui vorrei contribuire a costruire la società. Farla senza avere decisioni coerenti o senza avere decisioni affatto è un modo per essere inefficaci, cioè stiamo spendendo risorse. Peraltro, siccome la valutazione richiede fiducia tra di noi, fiducia in un processo, richiede fiducia nel misurarsi con i propri errori, e quindi insomma tutte le volte che io investo fiducia e poi la fiducia investita non produce risultati, in realtà io perdo
fiducia, perdo qualità nelle relazioni con le persone. Allora, breve lista degli eroi da non commettere. Il primo eroe da non commettere è non avere una teoria. Ok? Non è pagina bianca il mondo in cui lavoriamo. Anche solo implicitamente c'è sempre una prefigurazione del cambiamento che vorremmo operare. C'è una prefigurazione dei ruoli che sono inseriti. Allora, il fatto di mettersi a tavolino insieme con le organizzazioni, ragionare sul il modo in cui possono raccontare la propria esperienza e il proprio intervento è un modo per costringerli a ragionare sulla propria teoria del cambiamento. Che guardate, non è lo slogan che uno mette sul sito, non è lo slogan che costituisce la mission e la vision dell'organizzazione, ma è un pensiero più raffinato, è proprio andare a comprendere quali sono i meccanismi di azione sociale che si intende mettere in atto. L'altro errore è quello di non avere un metodo nel momento in cui si fanno questi percorsi. Noi abbiamo bisogno di idee, abbiamo bisogno di strumenti per poterli raccogliere. Questa cosa implica metodo, implica competenza, implica il fatto che si riescano a trovare i metodi che sono più coerenti e che questa ricerca del metodo sia un metodo esplicito, in alcuni casi anche sapendo che il richiamo di alcune mode non sempre è un richiamo che può essere, come dire, immediatamente assunto, no? Bisogna fermarsi un attimo e dire, ma aspetta, ma questa cosa la posso fare realmente così? Esempio, tra tutti chi di voi partecipa agli ultimi danni di alcune fondazioni bancarie si troverà costantemente di fronte alla richiesta della valutazione controfattuale. Che cos'è la valutazione controfattuale? Metodo potentissimo. La valutazione controfattuale è la valutazione che dice: io confronto il mio scenario in cui faccio l'intervento con uno scenario in cui non c'è l'intervento. Ha una solidità dal punto di vista epistemologico e dal punto di vista dell'evento forte, perché tipicamente la valutazione che viene fatta in ambito clinico, nei trials medici, per andare a valutare il modo in cui funzionano o non funzionano alcune terapie. Quindi, dal punto di vista epistemologico, ha alle spalle una lettura chiara dell'azione come azione di carattere scientifico. ISO, possibile, variabili intervenienti per vedere se producono effettivamente gli effetti che rispettano. Per cui alle spalle c'è, dall'illuminismo in poi, un botto di pensiero scientifico. No? Mitigare così. Tipicamente la rotazione controfattuale è fatta appunto misurando dove c'è l'intervento e dove non c'è l'intervento, ammettendo che i due contesti siano in qualche modo simili. Questa cosa a volte funziona, no? Funziona molto bene. Sulle misure, per esempio, delle politiche attive del lavoro, la rotazione controfattuale ci ha messo in condizione di capire se le misure di sostegno al reddito producono risultati. Risultati. Oggi gran parte delle discussioni che ci sono, non so chi di voi ha sentito parlare del REI, del reddito di inclusione, ok, finanziaria e poi il REI. C'è tutto un dibattito internazionale sulle forme di sostegno al reddito di cittadinanza e poi tutte si basano su un'analisi di carattere controfattuale, no? Perché ci consente di mettere diversi scenari a confronto tra di loro, a volte questi scenari sono molto concreti a confronto diversi gruppi dove questa cosa viene fatta, altre volte sono lo scenario controfattuale è uno scenario costruito dal punto di vista astratto, no? Ma hanno un forte impatto. Ci sono altri contesti in cui questo approccio non è possibile applicare, semplicemente non è realistico poterlo fare, perché per esempio non possiamo sapere se i due gruppi che stiamo misurando sono in qualche modo tra loro simili o non simili. Non basta confrontare due classi di una scuola per sapere se l'intervento che è fatto ha prodotto risultati o non ha prodotto risultati. Perché? Perché, per esempio, noi sappiamo che l'apprendimento è una funzione emotiva e non cognitiva, prima di tutto, no? E che quindi non mi basta sapere che i due insegnanti fanno lezione nello stesso modo, perché dal punto di vista emotivo hanno stili relazionali completamente diversi, perché le due classi sono diverse dal punto di vista degli stati emotivi delle persone che ho di fronte. Ci possono essere elementi intervenienti, delle
variabili nascoste che io non prendo in considerazione, che possono essere molto. Appunto, quando misuro tra di loro gruppi umani, l'immediata simulazione di situazioni di laboratorio non è così possibile. Allora bisogna sforzarsi di trovare i metodi che ci consentono di poter fare valutazioni in un modo che sia corretto dal punto di vista del metodo, ma che sia anche adeguato dal punto di vista del contesto in cui siamo inserendo. Stiamo intendendo. Guarda, correttezza e adeguatezza sono due elementi che devono essere sostanzialmente presenti, no? Okay. Non sempre metodi corretti sono metodi adeguati. Il questionario è uno strumento dal punto di vista metodologico iper validato, oltre che batterie di questionari super validate in un sacco di campo, quando tutte le volte utilizzerete delle scale di carattere psicosociale che vi troverete sui manuali della Ericsson, che le scaricate online, sapete che quelle scale sono state validate da N diverse somministrazioni, non sempre il questionario che è valido dal punto di vista metodologico è adeguato dal punto di vista del processo che deve andare a misurare. Okay? Correttezza e adeguatezza devono essere due elementi che noi teniamo in conto. Privilegiare uno a scapito dell'altro rischia di farci commettere una serie di errori. Guardate, in alcuni casi questi errori sono degli errori anche impegnativi. Per esempio, le certificazioni di disturbo specifico di apprendimento dei minori stranieri. Per un sacco di tempo le neuropsichiatrie, e in giro per l'Italia purtroppo ancora un sacco di neuropsichiatrie, utilizzano con i bambini stranieri la stessa testistica che viene utilizzata con i bambini italiani, che però non è una testistica neutra, perché dalla questione del modo in cui vengono esercitati gli stili genitoriali, dalla tipologia di sollecitazioni che vengono date, fino alla capacità di leggere e di interpretare, segni e figure non sono gli stessi. C'è tutta una scuola francese che, per esempio, ha prodotto una testistica specifica dei ragazzi che hanno alle spalle un background migratorio, che tiene conto delle sensibilità culturali e che consente, per esempio, di avere un processo di certificazione molto più basso. In Italia noi abbiamo un'esplosione delle certificazioni di disturbi specifici di apprendimento per i bambini stranieri, perché stiamo utilizzando delle testistiche che sono inadeguate rispetto alla loro storia, anche solo rispetto a banalmente una cosa che tutta la letteratura internazionale ci dice, che per esempio i bambini bilingui hanno dei processi di verbalizzazione più lenti dei bambini monolingui. Chi nasce in un unico contesto culturale parla più velocemente. Chi parla, chi è inserito dentro un contesto perfettamente bilingue, a casa parlo la lingua madre, nel contesto di socializzazione parlo e sento parlare italiano, ha dei processi di verbalizzazione più lenti. Dopo, più potenti. No, è come se ci fosse una curva leggermente diversa. Chi è dentro un contesto monoculturale parte subito veloce. Se non parte veloce, è perché c'è un disturbo. Chi cresce in contesto, appunto, bilinguismo, multiculturalismo, pensate alle famiglie miste, tende ad avere una partenza un pochino più lenta, ma poi ha delle capacità di apprendimento linguistico più alte, perché la sua mente si è strutturata per shiftare indipendentemente da un sistema linguistico a un altro, da un sistema di codici espressivi a un altro sistema di codici espressivi. Okay? Io però su questa cosa non la so e utilizzo la stessa modalità, continuerò, ok, perché io posso avere la massima correttezza, ma la peggiore adeguatezza possibile. Terzo errore da andare a commettere è quello di non coinvolgere. Guardate, non coinvolgere permette di solito chiedere alle persone cosa ne pensano di quello che è successo. Io darei questo il livello minimo indispensabile. Per me non coinvolgere significa non dire loro: guardate, da quello che abbiamo raccolto emerge questa immagine, che cosa ne pensate? Faccio l'intervento di analisi del benessere scolastico a scuola, faccio il questionario con i ragazzi, faccio il questionario con i docenti, per me coinvolgere, tornare da loro e dire: guarda, questi sono i risultati che vengono, ma voi come la leggete? Che cosa dite?
come interpretate il fatto che i dati sono in un modo piuttosto che in un altro? Non coinvolgere significa non essere attenti al fatto che tutte le volte che noi entriamo in relazione con una persona dobbiamo fare sì che questa relazione sia corretta dal punto di vista della qualità della relazione umana. E qua ci siamo detti durante la lezione di questo aspetto. La comunicazione umana è corretta nel momento in cui ha cura dei tre momenti che la costituiscono. Non è costituita da due momenti, domanda e risposta. Ma la domanda e risposta, risposta alla risposta. Come stai? Sto bene. Gli hai detto che stai bene. Hai migliorato le tue competenze in italiano? Sì, ho migliorato le mie competenze in italiano. Guarda, mi hai detto che hai migliorato le tue competenze in italiano. Questo è il terzo passaggio. Torno a dirti che cosa mi hai detto e ti dico che cosa non mi hai detto tutti gli altri a cui l'ho chiesto. È un passaggio di correttezza comunicativa, di correttezza relazionale. Voi la misurerete nel momento in cui farete effettivamente le promotrici e il promotore del dono. Mi dai soldi? Ecco i soldi. Grazie, ci ho fatto questo. La relazione non la costruite e confermate su di dare i soldi. Non la confermate neanche nel momento in cui ecco i soldi. La confermate nel momento in cui tornate, terzo momento, risposta, risposta, feedback, in cui dite grazie dei soldi che mi hai dato, ecco l'uso che mi hanno fatto. Quindi dobbiamo immaginare che stare dentro questi processi di emersione delle evidenze di condivisione fa parte anche delle qualità relazionali che costituiscono l'elemento fondamentale su cui si fa azione sociale. Altro errore non commettere è quello di non comunicare gli esiti. Noi facciamo valutazione perché, come ci dicevamo all'inizio, contribuiamo al modo in cui si parla di un certo argomento. Allora il fatto di poter condividere questo elemento contribuisce al modo in cui si parla di un determinato argomento. Nel bene come nel male, nei successi come negli insuccessi, perché entrambi parlano. Facciamo un intervento di recupero dell'evasione dell'obbligo scolastico. In due anni scolastici facciamo due cose leggermente diverse. Cioè, nel primo chiediamo alle scuole di segnalare i ragazzi che sono a rischio di non concludere l'anno. Le scuole ci segnalano i ragazzi e scopriamo che quasi tutti i ragazzi aumentano il proprio livello di frequenza e una percentuale altissima di questi ragazzi non solo ritorna stabilmente a scuola, ma viene anche promossa alla fine dell'anno scolastico. Sono tutti contenti. Abbiamo prodotto il ritorno e il successo scolastico. Nel secondo anno, invece di lavorare con i ragazzi a rischio, lavoriamo con i ragazzi espulsi dalla scuola, con i ragazzi che sono in totale evasione dell'obbligo scolastico. Sono ragazzi che in alcuni casi non sono proprio mai presentati a scuola, o hanno fatto tre giorni a scuola e poi non sono mai più visti. Bruciamo meno ritorno a scuola e quelli che tornano vengono più frequentemente bocciati. No? È un po' meno comunicabile questa cosa, perché l'anno precedente era andato tutto quanto bene, ma c'era un problema. L'anno precedente lavoravamo con ragazzi che erano agganciati a scuola, avevano un ingaggio. È bastato lavorare sul benessere scolastico, accompagnare leggermente e si è prodotto. Nel secondo anno abbiamo lavorato su quelli che la scuola non avevano nemmeno più vedere, non avevano mai vista, con situazioni familiari devastanti, rispetto ai quali il ritorno a scuola era solamente il prodotto finale di una serie di interventi precedenti che consentivano di mettere la ragazzina in sicurezza, Allora, comunicare queste cose, per esempio, fa dire attenzione che quando si lavora sul non il rischio, ma sul disagio conclamato, non ci si può accontentare del successo di breve durata, bisogna pensare in che modo si costruiscono le premesse per poter accompagnare. Questo, guardate, è il discorso pubblico, accompagna a un diverso pensiero sulle politiche pubbliche. Altro errore da non commettere, lo dicevamo prima, è quello di non usarla per decidere. Cioè, se il rapporto di valutazione, se le informazioni che avete raccolto restano nei cassetti delle organizzazioni, tanto vale non farlo nemmeno.
devono servire a decidere e devono servire a decidere in un modo che sia il più argomentato possibile. Ultimo errore, ma quello in assoluto più cruciale, è quello di non destinare le risorse. Cioè, fare valutazione significa che voi avete il tempo e le persone che sono in grado di farlo. Perché ci vuole qualcuno che curi il processo, ci vuole qualcuno che abbia le competenze per farlo, il tempo per farlo, la legittimazione per poterlo fare. Questa cosa deve essere pianificata. Tipicamente nel momento in cui entrerete nell'organizzazione, porterete l'organizzazione in un ministero di un certo tipo, saprete che dovrete fare per prima questa battaglia. No, così come si spinge perché il promotore del dono sia parte della struttura dell'organizzazione, dobbiamo sapere che la struttura dell'organizzazione regge. Un discorso sulla promozione del dono è il momento in cui si è data la struttura per poter raccontare ciò che fa, nel momento in cui può dare conto pubblicamente della protezione. E questa è una scelta di carattere organizzativo forte da provare a dare. Tutto questo riguarda la valutazione in generale, ma che senso ha invece l'ultimo movimento che riporto? Fare la valutazione del dono, perché anche la valutazione dell'attività donativa, di quello che costruiamo intorno il dono, deve essere al centro dei processi di valutazione. Allora, provo a farvi ragionare su tre aspetti che potrebbero essere interessanti. Guarda, quando facciamo valutazione del fundraising, del fundraising, di tutto quello che riguarda il tema del dono, quello che cerchiamo di smontare immediatamente è l'ansia della prestazione. Quando si fa valutazione dell'attività legata al dono, guardare le cifre è un modo per guardare altre cose che non sono la capacità di mobilitare risorse di carattere economico. Certo, anche quelle di carattere economico lo vedremo nel terzo punto che vi porto di riflessione, ma non è quello principale. Il primo, il nostro punto di vista è questo, cioè andare a vedere quanto e come l'azione con il dono sviluppa relazioni e sviluppa fiducia. Capitale relazione e capitale fiduciario. Perché fondamentalmente è questo di cui stiamo parlando, cioè quando siamo in grado di entrare in un rapporto con la comunità, che è un rapporto che genera relazioni, scambi e costruisce meccanismi di carattere fiduciario. E questo vuol dire, per esempio, quando siamo in grado di andare a toccare ambienti e ambiti che non sono quelli che sono gli apparenti vicini a noi, quando siamo in grado di andare a diversificare il nostro capitale sociale, andare a toccare contesti che fino a quel momento non erano stati toccati dal tipo di proposta che facevamo, quando siamo in grado di poter generare il cambio e rinnovare il nostro capitale relazionale. Il secondo aspetto che andiamo a vedere quando facciamo la valutazione del dono è quello di andare a vedere quanto l'azione intorno al dono è capace di promuovere l'azione sociale. Il dono può essere attività erogativa o può essere segnale di un'attivazione. Certo, se mi dai 10 euro mi fai contento, ma io ho bisogno che dietro a questi 10 euro ci sia un'attivazione, un ingaggio delle persone. Abbiamo bisogno che l'erogazione sia in realtà l'espressione di un percorso di attivazione, di un percorso di mobilitazione. Perché abbiamo bisogno che le persone, nel momento in cui riconoscono la buona causa su cui stiamo lavorando, percepiscono che intorno alla buona causa ci sia anche un loro pezzo di cittadinanza attiva, provare a ragionare in questi termini. Terzo e ultimo punto, è chiaro che il fundraising oggi contribuisce alla sostenibilità dell'azione sociale. Non possiamo nasconderci. In un momento come quello attuale, in cui noi abbiamo questo fenomeno particolare, frutto di scelte politiche però, non casualmente è capitato, perché noi abbiamo una contrazione delle risorse pubbliche a fronte di un aumento delle condizioni di domanda sociale, abbiamo meno soldi a fronte di più condizioni che domandano interventi, un aumento delle persone che hanno bisogno, ma anche moltiplicazione delle condizioni. L'aumento delle persone, certo, frutto delle diverse forme di crisi che la nostra società sta producendo, da quella lavorativa a quella abitativa a quella delle capacità economiche.
ma ci sono anche cambiamenti nella nostra popolazione, ci sono nuove domande sociali che prima non c'erano. Pensate solamente che cosa significa l'allungamento dell'età, pensate solamente che cosa significa lo spostamento in avanti dell'età del primo figlio. E come noi oggi ci troviamo di fronte a un momento significativo di famiglie che hanno il doppio carico di cura verso i propri bambini e verso i propri genitori, no? Non c'era prima questo fenomeno. Questa è una domanda sociale nuova, ha a che fare con i processi della nostra società, no? Pensate che cosa significa il fatto che la nostra società sta andando sempre più verso un modello della famiglia figlio unico. Vuol dire che una sola persona dovrà sorreggere il peso del carico di cura dei propri anziani. Le famiglie nei decenni precedenti spalmavano i carichi di cura, c'era una concorrenza nel sistema. Questa è una differenza sostanziale, moltiplica le domande sociali. Pensate al fatto di che cosa significa dal punto di vista della domanda sociale il fatto che alcune condizioni hanno aumentato la qualità di vita. Pensate alle disabilità, pensate ad alcune forme di malattie degenerative, no? Abbiamo migliorato il livello delle cure, ma questo aumenta una certa tipologia di domanda sociale. Oggi ci stiamo preoccupando del dopo di noi, no? E il dopo di noi, che guardate, non è legato solamente al mondo della disabilità, ma è legato a un sacco di altre condizioni che fino a qualche tempo fa non erano prese in considerazione. Allora noi abbiamo una contrazione della spesa pubblica, frutto di scelte politiche, diciamoci ormai, a fronte di un aumento delle domande sociali, una loro differenziazione. Allora come facciamo a fare sì che questa coperta corta possa progressivamente andare a coprire? Eh? Dappertutto, nei manuali troverete che ci sono altre due grandi fonti di finanziamento, che sono da un lato la domanda privata e dall'altro il ricorso alla comunità. La domanda privata genera alcuni effetti perversi rispetto ai quali provare a misurarsi, ma che alcune delle nostre organizzazioni hanno, è un meccanismo di finanziamento che alcune delle nostre organizzazioni prendono in considerazione. Fondamentalmente i due effetti perversi che genera e che sono disegnati da tutte le più sistematiche su questi temi sono: uno, il fatto che tende a spostare la relazione tra le persone da una relazione di carattere fiduciaria a una relazione di carattere prestazionale. Mi rivolgo a te non perché costruisco con te delle relazioni di fiducia, ma perché tu mi dai un servizio per cui io parlo. Okay? Guardate che non è banale questo meccanismo, perché è il processo inverso rispetto a quello che dicevamo dall'essere utente all'essere cittadino. Qua il passaggio è dall'essere cittadino all'essere consumatore. Questo cambia le relazioni. Organizzazioni anche grandi che hanno fatto questo passaggio verso la mercantilizzazione del proprio profilo si sono scontrati con questo pezzo e hanno dovuto imparare a misurarsi per le conseguenze di questo pezzo. Il secondo aspetto su cui provare a misurarsi è che la domanda privata provoca quella che viene chiamata una selezione avversa. Cioè, selezione avversa, cioè beneficiano di quel servizio non quelli che hanno più bisogno, ma quelli che hanno più risorse per poterselo pagare e meno bisogno. È un processo assolutamente normale, per esempio riguarda tantissimo la spesa medica. Oggi la spesa medica, l'Italia comincia a ragionare su questa cosa, oggi la spesa medica è una spesa medica che sta polarizzando alcune tipologie di approccio alla spesa medica. Noi abbiamo la povertà farmacologica, farmaceutica, cioè noi abbiamo persone che non seguono le cure perché non sono in grado di permettersi l'acquisto della medicina, che non fanno le visite specialistiche, non fanno gli esami perché non possono permettersi di farlo. Okay? Fenomeno. Dall'altro fenomeno, noi abbiamo persone che comprano prestazioni mediche pur non avendo il bisogno. Fanno più volte durante l'anno la visita dal dentista, più volte durante l'anno fanno un check-up completo. Okay? Quindi abbiamo da un lato forme di povertà sanitaria, dall'altro abbiamo forme che in alcuni contesti si chiamano shopping sanitario. Questa cosa, nel momento in cui io erogo
servizio a domanda privata mi spinge a dire che il meccanismo di selezione avversa lo devo prendere in considerazione, perché il rischio appunto è, per citare con un vecchio Don Milani, di curare sani. Okay. E le organizzazioni che stanno operando sul versante del mercato privato sanno che devono avere delle forme di compensazione, perché altrimenti rischiano appunto di snaturare la propria funzione. Quindi abbiamo da un lato la leva del mercato, per alcune organizzazioni stanno esplorando, perché con la riforma del terzo settore potrebbe diventare anche un driver significativo per alcune organizzazioni. L'altro è quello della comunità, è quello cioè di convincere la comunità a scommettere su alcune forme di azione sociale, riconoscendo nell'azione sociale il fatto che questa rappresenta un bene pubblico, un bene collettivo di cui ci prendiamo cura. Badate che le comunità investono nelle organizzazioni quando sentono che le organizzazioni sono espressioni di un bene collettivo. Cioè io finanzio l'associazione non perché è l'associazione, ma perché riconosco la valenza collettiva, la valenza sociale della sua azione, ma la posso riconoscere solo nel momento in cui la racconto. Come ci dicevamo durante la lezione, poche organizzazioni si possono permettere di campare di reputazione. Grandi organizzazioni, piccole organizzazioni fortemente radicate. Certo che la piccola associazione del territorio, fondata da un genitore di una ragazza con una disabilità, questo genitore è stato figura chiave della comunità, è stato assessore per un sacco di tempo, conosce tutti, non ha bisogno di dire che quello che fa serve, perché ha altre forme di comunità di capitale razionale. La grande organizzazione di diversificazione di immagine e il brand ha un potere spaventoso nell'orientare i comportamenti. Se alla potenza del brand aggiungiamo anche poi pornografia della sofferenza, della presentare le immagini, si riesce a creare su un sacco di soldi. Il problema ce l'hanno le organizzazioni che non agiscono né una leva, quella dei capitali sociali, dei capitali razionali precedenti, né l'altra, quella della grande brand con la reputazione, perché devono costruire l'identificazione tra la propria azione e il fatto che la comunità riconosce in questo un bene sociale. L'unico modo che abbiamo per farlo è continuare a chiedere. Tradizionalmente noi abbiamo avuto la leva della spesa pubblica e la leva dei bonus strutturati in ambito privato, fondazioni di erogazione. Nel momento in cui la spesa pubblica si contrae e aumenta la concorrenza sulle erogazioni delle fondazioni bancarie o della Commissione europea, devo potervi dare altre leve per garantire la sostenibilità. Anche perché, come ci dicevamo nel passaggio, sulla questione dei costi indiretti, un'organizzazione sana non può avere esclusivamente le risorse per dare servizi, ha bisogno anche delle risorse per pagare gli amministrativi, pagare la formazione e la supervisione, garantire alle persone che c'è lavoro anche quando non c'è il lavoro. Okay. Allora, l'unico modo che abbiamo per poter garantire questa sostenibilità sono queste due leve, della comunità da un lato e del mercato dell'altro, sapendo che entrambe ci costringono a fare dei passaggi significativi di cambiamento. Questo tecnicamente significa che l'attività di raccolta fondi di promozione del dono deve cogliere l'identità dell'ente più che il progetto, il singolo progetto. Si va a raccogliere risorse per garantire all'ente di poter operare, di vivere. Poi dopo ci sono altri fonti di finanziamento che toccheranno il progetto, ma se tu hai un'infrastruttura che ti dà quell'investimento nella struttura stessa, poi dopo diventa anche più facile prendere questi soldi che ti pagano quei pezzi, ma perché l'altro pezzo se l'hai già pagato. E questa è una cosa su cui dovete riflettere,
proprio perché investire nella propria struttura è la modalità migliore per ottenere i risultati. I risultati non si ottengono, il passaggio, anche l'abbandono del progetto, nasce anche dal fatto che c'era proprio un modello teorico che diceva: io come fondazione non posso, ho risorse limitate, quindi io faccio la ricerca e sviluppo della comunità, io verifico la soluzione e dopodiché questa soluzione, una volta testata e verificata, diventerà di dominio pubblico, minchiata stratosferica. Non succede mai, perché la realtà è tutta complicata e l'altro limite, appunto, il controfattuale, non funziona quando ogni soluzione è unica. Il controfattuale in medicina, quando entra nel gioco i farmaci personalizzati, non serve a niente, perché se non lo puoi fare. E nel rapporto in cui operate voi è tutto personalizzato, la dimensione empatica è fondamentale. Se fra il docente e lo studente si crea una dimensione empatica, va a funzionare perfettamente. Se non si crea, puoi fare le cose più perfette e non funziona. E quindi non è la procedura, è la dimensione che si crea. Quindi il pensare di trovare una soluzione poi è una roba che non funziona in campo umano. Questa constatazione sta spingendo con una certa lentezza, che mi ricordo adesso sono uscite un po' di roba, mi ricordo un po' di tempo quando volevo scrivere una roba su queste cose qui, prendendo tra l'altro un dibattito abbastanza forte negli Stati Uniti, mi è stato fortemente consigliato dai miei datori di lavoro di non farlo. Per cui, dopodiché, a quel punto, i miei datori di lavoro che la fanno cercare. Proprio perché non c'era questa idea che non andava bene a portare. Cioè, questa di quantificare le organizzazioni. Questa di, appunto, di rendere consapevole che il comportamento erogativo rischia di avere un impatto negativo sulla vita degli enti, perché tutto è centrato sulla eliminazione dei costi di gestione, visti come il male assoluto, avevano hanno un impatto negativo sulle capacità operative dell'ente. Tra l'altro la spirale, aumenta questo impatto negativo, aumenta il costo del tempo. Per cui, e quindi c'è ancora un dato negli Stati Uniti per autoanalisi, in cui si diceva: noi facendo questo passaggio rischiamo di creare situazioni contrarie ai nostri obiettivi. No? Per cui, per fortuna ci arrivano anche loro, però la cosa. Il punto però è che ci arriviate voi. Cosa che non è pacifica, perché gran parte delle organizzazioni, perché respirano l'aria, tendono a verificare, a considerare questi costi come degli sprechi, come le cose che si devono fare per forza, ma se non si possono fare meglio. Un caso, uno dei massimi esperti della teoria del cambiamento, raccontava che in una riunione è arrivato uno: abbiamo ricevuto un grant da, mi ricordo, una cifra consistente, diciamo $1 milione o quello che è, dice: benissimo, adesso voi dovete raccogliere fondi per almeno $200.000 per poter riuscire ad avere le risorse necessarie per poter gestire questo progetto. Perché se non c'è questo, il lavoro verrà fatto male e il cambiamento non si otterrà. Cioè, tutto questo, per questo c'è un lavoro di approfondimento della propria identità. Le cose che si parlavano stamattina sulla storia, di questo, capire il perché. Mentre troppo spesso ci si concentra su quello che si fa, sul servizio erogato. L'effetto devastante dello sviluppo, così come si è sviluppato negli ultimi decenni, in cui il privato sociale è diventato l'erogatore per conto terzo della pubblica amministrazione, ha fatto sì che il privato sociale lavorasse per rispondere agli standard imposti dalla pubblica amministrazione. Il risultato è lo sfacelo che si vede. Qui si tratta di riprendere senso di quello che si fa, perché quello che si fa è un tesoro che
che dovete far capire, ma dovete saperlo voi per primi. E non lo si fa semplicemente per raccogliere donazioni, ma si fa per motivare chi ci lavora dentro. Un conto è lavorare per rispettare le procedure e un conto è lavorare per cambiare la vita delle persone.